Buonasera, con questo libro, eccolo qua, di Pier Vittorio Tondelli, io inizio una rilettura di questo autore. Questo autore che è morto prematuramente, Pier Vittorio Tondelli è nato nel 1955 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia, è morto a 36 anni nel 91. In questi suoi 36 anni ha pubblicato 4 romanzi che io rileggerò, assieme ad altri scritti che non ho qui con me. Questo è uno del romanzo, il secondo che ha scritto questo qua, Pau Pau, Rimini, ed infine Camere separate. Questi sono i 4 romanzi che ho intenzione di rileggere, romanzi che ho letto più di 30 anni, ben più di 30 anni fa. Cominciamo con questo, Altri libertini. Questo libro ha avuto un successo, buon successo, è stato sequestrato poco dopo la sua pubblicazione, è costituito da 6 racconti, scritto da giovane perché è stato pubblicato nel gennaio dell'80, quindi nel gennaio dell'80 aveva 25 anni Tondelli, però questi racconti sono ambientati negli anni 70, quindi possiamo dire dal 74 al 79, ecco, quindi quando era molto, molto giovane. Qual è la caratteristica di questi racconti? In prima caratteristica, che tanti hanno notato, ma insomma è evidente, il linguaggio. È un linguaggio assolutamente libero. Libero che vuol dire per alcuni volgare, l'uso di parolacce, questa parola mi viene, però insomma è comune. Ma è il linguaggio, lui ha voluto rappresentare il linguaggio dei giovani che ha rappresentato in questo romanzo. Sono giovani totalmente liberi dal punto di vista sessuale, frequenti sono i rapporti sessuali eterosessuali ed omosessuali. La droga circola in questi romanzi, in questi racconti in modo libero. Molta droga, molto alcol anche. Parliamo anche di, alcuni di questi parlano di persone che vivono prostituendosi o comunque avendo rapporti sessuali in cambio di qualche cosa, spesso di droga, no? E qui oscilla, diciamo, tutto quanto, tutto il libro, tra la mancanza di una prospettiva. Quella che io leggo adesso, non ricordo che l'effetto che mi ha fatto a quel tempo, adesso vedo un'assoluta mancanza di prospettiva. Perché vedo un'assoluta mancanza di prospettiva? Perché si trascinano questi giovani fra notti passate a drogarsi, a parlare, a girare per la campagna e per la città. E a proposito, dove è ambientato? È ambientato a Reggio Emilia, Correggio, Bologna. Ecco, questo è il triangolo all'interno del quale si sviluppa questo libro. Dicevo che io non sono ancora riuscito a capire se c'è questo filo di ottimismo per il futuro oppure non c'è. Tenderei a dire che non c'è. È un romanzo veramente giovanile, perché è proprio la prima prova di Pier Vittorio Tondelli. È parzialmente, credo, è autobiografico, sia per quanto lo si suppone, diciamo, sia per quanto riguarda l'età, perché l'età dei protagonisti è l'età poi di Tondelli, sia per quanto riguarda altri aspetti. Tondelli era omosessuale, quindi parte della vita che lui racconta è evidentemente esperienza sua, ed è ambientato poi in posti, Correggio è la sua, è il paese dove è nato, quindi Reggio Emilia, lui ha studiato all'università a Bologna, e quindi insomma c'è molto di autobiografico in questo libro. C'è una cosa che mi ha colpito. Mentre, dopo averlo letto, volevo andare a vedere, perché non mi ricordavo quando è morto esattamente. In questo libro non c'è scritto perché era ancora vivo quando è stata pubblicata questa edizione, che è l'edizione economica, pubblicata qualche anno dopo. E leggendo su Wikipedia la sua vita, si vede che è una cosa diversa da questo qua, cioè la disperazione che si evidenzia spesso in questo libro sembra non essere presente nel Pier Vittorio Tondelli che ha fatto liceo classico,
dal quale è uscito con ottimi voti, ha fatto il DAMS a Bologna, dal quale è uscito con ottimi voti, ha fatto il giornalista, ha lavorato insomma in riviste molto importanti e ha anche alla fine pubblicato i libri. Ecco, c'è questa, possiamo dire che questo libro è un'esagerazione rispetto a alcuni aspetti della vita di Tondelli. Questo è quello che io ho compreso. Bene, vorrei solo leggervi due brevissime frasi che fanno vedere un po' anche come si oscilla all'interno di questo libro tra momenti alti di positività e momenti di negatività. Cominciamo con quello negativo. Cioè, a un certo punto dice: sento come mi fossi improvvisamente cresciuto dentro un vuoto enorme. Questa è una frase che in qualche modo riflette la situazione di certi momenti dei romanzi, dei racconti. Al contrario, c'è un'altra frase in un altro racconto dove dice: non importa, sulla mia terra semplicemente ciò che sono mi aiuterà a vivere. E qui abbiamo un elemento di positività. Ecco, credo che sia bello questo libro. Io, come dire, lo voglio leggere in prospettiva degli altri libri che rileggerò di Tondelli. È il primo che ha scritto e già si evidenzia un certo grado elevato di cultura, perché in alcune frasi si capisce che lui è assolutamente conscio della cultura italiana ed europea a tutti i livelli. Bene, prima prova, altri di Bertini, e vediamo come sono gli altri. Arrivederci, buona lettura naturalmente.